25 febbraio 1956. Il segretario Nikita Khrushchev chiude con una seduta riservata ai delegati i lavori del 20° congresso del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, il primo dopo la morte di Stalin, dando lettura del rapporto segreto che denuncia una parte dei crimini staliniani e condanna il suo culto della personalità. Il documento, reso pubblico poco alla volta, scuote alle fondamenta il comunismo mondiale. Per effetto della sua pubblicazione, i lager in Unione Sovietica vengono chiusi e oltre 200.000 detenuti politici ritornano a casa. Varsavia, aeroporto di Okecie. Il primo incontro di Nikita Khrushchev con il leader polacco Gomulka dopo il suo riconoscimento come segretario del Partito Comunista Polacco. Qualche mese prima Khrushchev aveva letto a Mosca al 20° congresso il suo rapporto segreto che metteva Stalin sotto accusa. In Polonia la sconfessione di Stalin ha un effetto galvanizzante. Gli operai di Poznan in giugno entrano in sciopero. Chiedono soprattutto un socialismo dal volto umano. I moti popolari vengono stroncati, ma nel giro di pochi mesi anche i più ostinati si rendono conto che la Polonia è ingovernabile senza un cambiamento radicale. È il momento di Władysław Gomułka, l'uomo che Stalin aveva fatto incarcerare per il suo comunismo nazionale. Gomułka si era salvato da un processo e da una condanna a morte solo perché la scomparsa di Stalin aveva fermato l'ondata delle epurazioni violente. Il passaggio di Gomułka dalla prigione al potere non era stato facile. Certo, quel giorno all'aeroporto di Okecie, i due leader politici ricordano la mattina del 19 ottobre 1956, quando Khrushchev scende per la prima volta a Varsavia. Khrushchev saluta i capi polacchi che sono già decisi a dimettersi e, indicando un personaggio in seconda fila che finge di non riconoscere, domanda: chi è quello lì? Sono l'ex segretario generale del partito che Stalin e voi stesso avete gettato in carcere. Il mio nome è Gomulka.